rassegna stampa di oggi 17 febbraio 2018, questa è la terza edizione della rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RSET Saiuz e Pianeta Oggi TV. Caso le istituzioni del Movimento 5 Stelle, spunta anche consigliere regionale in Emilia e le Iene, dicono altri tre ex parlamentari coinvolti. Sotto accusa il portavoce in regione e originario di Cavriago, in provincia di Reggio Emilia, Gianluca Sassi. L'irregolarità rilevata dopo le verifiche dello staff, insomma. Il programma Mediaset invece sostiene che gli ex eletti Dieni, Scagliuse e Cariello avrebbero consegnato dei bonifici con un importo modificato. Migranti, non lasciateci solo con i fascisti, la foto delle femministe su Facebook sommersa dagli insulti. Secondo Tiziana Frigione, responsabile di social media e contenuti web per Non Una di Meno Milano, si tratta, dice, di un'operazione studiata da gruppi fascisti organizzati online. Centinaia di attacchi registrati da quando è stato pubblicato il post. Elezioni, Berlusconi dice sì a Salvini ministro, leader Lega dice no, io premier, lui ministro, prenderemo più voti di Forza Italia. Secondo Salvini la Lega prenderà un voto in più di tutti gli altri del centrodestra e da Presidente del Consiglio avrò l'onore e l'onere di scegliere i ministri. Tutto tace invece sul nome della premiership per Forza Italia, ma l'ex cavaliere lascia intendere che si tratti di Antonio Tajani. Livorno, sputi, grida e lancio di bottiglia contro Giorgia Meloni, 21 le denunce. Il 13 febbraio Giorgia Meloni era arrivata per un comizio elettorale a Livorno, ma è stata cacciata a suon di cori, striscioni e fischi, oltre a sputi e un lancio di bottiglia. Per questo la Digas ha denunciato 21 persone, 14 uomini e 7 donne, di età compresa tra i 16 e i 71 anni. Liguria, si siede sul marciapiede di stazione, ragazzo di 21 anni travolto e ucciso da un treno merci. È il secondo giovane in una settimana in Liguria che muore investito da un treno. Appunto, il ragazzo di 21 anni è morto nella notte di venerdì 16 febbraio, travolto da un treno merci alla stazione di Finale Ligure. Il giovane si era seduto sul marciapiede del secondo binario. Quando i macchinisti lo hanno visto, hanno azionato il freno di emergenza, ma l'impatto è stato inevitabile. I soccorritori hanno provato a rianimare il giovane, ma è stato inutile. Con questo è tutto, cari amici. Termina qui la rassegna stampa. Vi ricordo che la rassegna stampa è edita da RSET Saiuz, Pianeta Oggi TV. Buona prosecuzione con i nostri programmi.